Buongiorno, siamo dentro l'azienda Fratelli Villosio, ubicata nel Canavese, precisamente nel comune di Mazzè. È un'azienda zootecnica cerealicola dove vengono allevati i vitelli da carne e dove l'anno scorso è stato annesso un impianto di biogas. Qui siamo all'interno di un impianto a biogas. Qua, in questo impianto, dal carbonio organico trasformato otteniamo il gas metano. A sua volta questo gas metano produce corrente. Questi due palloni che vedete sono due digestori in cui all'interno avviene la fermentazione. Questa fermentazione, in assenza di ossigeno, quindi una fermentazione anaerobica, una catena di batteri, metanogeni e metanigeni, trasformano la sostanza organica in gas. Questo metano viene captato da queste due grosse cupole che fungono sia da raccoglitore che da serbatoi di stoccaggio, viene pulito, depurato e raffreddato e viene mandato a un motore a scoppio, come fosse un motore di un'automobile, semplicemente un po' più grande, in cui il metano, bruciando, fa girare un generatore e produciamo corrente che mandiamo alla rete energetica nazionale, al GSE. All'interno di questi digestori noi inseriamo una dieta e questa dieta è fatta dal nostro letame che proviene dalle nostre stalle e da insilati di mais e di triticale, cioè la pianta del mais, la pianta del triticale viene tagliata a pezzettini piccoli, viene stoccata in grosse vasche e per una fermentazione che trasforma l'acido lattico in acido acetico viene conservata per tutto l'anno. Quindi alla raccolta viene messa, pressata e chiusa e poi durante l'anno consumiamo questo prodotto che diamo da mangiare al nostro impianto. Questo è un impianto che produce un mega, quindi circa 1000 kW all'ora e necessita circa di 50 tonnellate di alimentazione. In questo punto siamo all'interno tra i due digestori, ci sono molti tubi, abbiamo l'impianto di riscaldamento per tenere questi digestori sempre a una temperatura costante di 40 gradi, il caldo arriva dal motore, il motore produce molto calore e una parte noi lo recuperiamo come energia termica per tenere caldi i digestori e dal secondario. In questo locale abbiamo anche il controllo del gas, è molto importante tenere monitorato in tempo reale il gas per poi regolare anche il motore. Abbiamo l'analisi del gas prodotto per ogni digestore, abbiamo le percentuali di metano, le percentuali di ossigeno, le percentuali di idrogeno e abbiamo le percentuali di H2S o anidride solforosa o zolfo. Lo zolfo è prodotto che non fa bene al nostro motore, per cui viene abbattuto con una torre biologica e passiamo dagli 800 ppm ai 170 ppm, 150, in modo da ridurlo al minimo. Questo ci permette di valutare anche come digerisce, come produce il nostro digestore, sia il digestore primario sia il digestore secondario. I tubi e tutto il resto sono semplicemente quello che serve per trasferire la materia in digestione dal primario al secondario e dal secondario verso l'esterno. In questo locale siamo dove si pulisce il biogas o il metano. Immaginate che questo grosso contenitore sia un filtro di un acquario in cui all'interno i batteri, in presenza in questo caso di ossigeno, fissano lo zolfo e lo fanno precipitare sul fondo della vasca. Questo zolfo andrà assieme al digestato a formare il concime per i campi. Nella produzione di energia, noi ogni kilowatt che produciamo di energia produciamo anche un kilowatt termico, quindi un kilowatt di calore. Questo calore viene riutilizzato in parte nelle fasi di produzione. In questo locale prendiamo il caldo e tramite un assorbitore a bromuro di litio lo trasformiamo in freddo e con queste frigorie
le usiamo a raffreddare il gas. Il gas raffreddato a sua volta andrà al motore. Il raffreddamento del gas viene fatto principalmente perché, uscendo dai digestori a una temperatura di circa 40 gradi, è molto ricco di condensa e di umidità. Questa umidità sarebbe dannosa al motore. Quello che avete visto adesso alle mie spalle è il motore. Praticamente è un grosso motore che trasforma il metano in energia elettrica. Quindi a questo motore è collegato un grosso generatore e da qui andiamo direttamente via con il prodotto finale, la corrente elettrica. Corrente rinnovabile che viene immessa in rete e che raggiungerà le case di ognuno di noi.